Ben trovati a tutti voi. Siamo Anche presenti nelle vostre vite, nelle vostre esistenze, anche quando vi sembra di sentirci lontano, anche quando vi sembra di non essere nella condizione giusta per percepire quelle onde che tanto andate cercando, ma che in realtà non sono altro che la vostra vita stessa. Voi cercate di trovare voi stessi in situazioni perfette, in vibrazioni perfette, ma non è così che deve svolgersi il vostro cammino, semplicemente perché la vostra visione della perfezione non è perfetta, se così vogliamo dire, e la vostra idea del vivere sano va ancora modificata, poiché voi potete ancora adeguarvi, migliorare migliormente al vostro essere intrinseco e avvicinarvi quindi a quella parte di voi che è sempre serena ed è sempre in grado di suggerirvi quello che realmente siete e cosa realmente volete. Allora è proprio qui che dovete fermarvi ed è su ciò che volete che dovreste porre più attenzione. Perché molti di voi si mettono a correre in una corsa che non gli appartiene e dunque vi ritrovate a fare e a vivere situazioni in cui non vi sentite perfettamente a vostro agio. Ma fratelli, accorgetevi che dove non vi sentite a vostro agio, dove non vi credete sereni, è proprio dentro di voi. È sempre dentro di voi e allora ritrovate la vostra serenità e la vostra capacità di essere presenti in ogni posto con una maggiore percezione della realtà. Allora se proprio qualcosa che dovete fare non può essere rinviata, vivetela nel modo più sereno possibile, accogliete quelle esperienze che vi raggiungono e da cui voi fuggite, accogliete ciò che la vita vi propone, perché tutto quello che vi raggiunge vi appartiene, anche quando credete essere lontano dai discorsi della spiritualità. Vi abbiamo ripetuto più volte di non distinguere la spiritualità dalla vostra vita di tutti i giorni, perché voi siete esseri spirituali, se lo volete. Altrimenti siete esseri materiali, se volete essere tali. Voi siete esattamente ciò che decidete, momento dopo momento, istante dopo istante. Allora le scelte che avete fatto nel passato appartengono al passato, non hanno attinenza con il vostro presente, come voi credete, perché ogni scelta si ripete giorno per giorno. Ogni volta che decidete di vivere in un certo modo, di passeggiare nella vostra esistenza, raccogliendo fiori o calpestando aiole, ogni volta siete voi a muovervi dentro di voi e ad essere l'essenza che anche gli altri possono percepire. Allora fate in modo che tutti quelli che vi circondano siano presenti nella vostra vita con un sorriso sulle labbra, lieti di incontrarvi. Non siate petulanti, non siate voi per primi a lamentarvi delle situazioni che vivete, perché molto spesso accusate gli altri di essere pesanti e di lamentarsi, quando siete voi in prima persona a lamentarvi e a non essere soddisfatti di quello che state facendo.